Perfetto. Io mi chiamo Roberto e lavoro da tantissimo tempo, si fa per dire, qui in T-Lab Xelt. Avevamo già fatto questa cosa 10 anni fa e siccome ricorrono i 40 anni ci fa molto piacere riaprire di nuovo le porte del centro e condividere con voi alcune delle emozioni che viviamo poi tutti i giorni. Qui è un posto dove si parla di futuro e tra l'altro uno degli obiettivi è anche quello di arruolare questi giovani, che diventeranno poi i futuri ricercatori. Quindi non lasciatevi scoraggiare dai babbi, dalle mamme, vedete le cose che fanno, che sono gente un po' strana, però poi alla fine quando vengono qua si divertono. Allora, quello che noi vi proponiamo oggi è, così, per iniziare, una piccola carrellata di ricordi. Ricordi che ovviamente voi non avete, ma vedete le cose strane che si facevano una volta. E poi andiamo a fare una passeggiata nel centro e vedere alcune cose. Allora, io direi, iniziamo subito. Ovviamente 40 anni sono tanti, quindi non possiamo pensare di passarli tutti uno a uno, ma ne abbiamo scelto alcuni e li abbiamo scelti 10 a 10. Ho avuto un collega che ha subito protestato, perché andando a prendere questi 10 anni, in questo modo si verifica una cosa molto spiacevole, ma ve la farò vedere alla fine, vi renderete conto alla fine cos'è questa cosa. Allora, partiamo subito con un piccolo filmato che ci porta indietro veramente nel tempo. Momento di pazienza, prego. È mezz'ora che sto chiamando. Un momento di pazienza, prego. Signorina, mi dà questa comunicazione? Un momento di pazienza, prego. È mezz'ora che sto chiamando. Signore, ecco la linea. Allora, vedete, questo qui era proprio un ritornello. Io me lo ricordo quando avevo la vostra età. Andavo con la mamma al mare e il babbo restava a Torino. E cosa si faceva? Si andava a quel posto che si chiamava l'azienda di Stato, ci si metteva in coda e si chiedeva la comunicazione. E quando ti arrivava dopo 10 minuti eri tutto contento perché dice guarda come abbiamo fatto in fretta oggi, no? Abbiamo chiamato subito. E poi c'era anche una cosa, una specie di clessidra che ogni 3 minuti diceva bing, no? Ed era una specie di lascio raddoppia. Se raddoppiavi dovevi pagare di più. Quindi pensate un pochino quanto tempo era passato. Il 64 era l'anno in cui Khrushchev viene destituito. Khrushchev voi non lo conoscevate, ma era un tizio che ogni tanto si toglieva la scarpa e poi boom, boom, la batteva sul tavolo. E con questo qui si è fatto un certo nome in Russia. Dopo, è proprio di questi anni che viene fuori non il simbolo di vietato fumare, ma che viene fuori il fatto che il fumo fa male. E abbiamo impiegato 40 anni, no, per passare dal sapere che il fumo fa male a dire ma forse è meglio non fumare, eh? Quindi impieghiamo un po' di tempo a fare queste cose. Però, questo signore si chiamava Martin Luther King, era un signore che voleva che tutti si volessero bene, che tutti stessero insieme per la pace. Nel 64 abbiamo le Olimpiadi a Tokyo, Palmiro Togliatti muore e il Bologna vince lo scudetto. Tenetelo presente questa cosa, no? A Khrushchev subentra Brezhnev in Russia, in Italia abbiamo il governo Moro. E questo bellissimo signore, si chiama Sean Connery, no? Quindi molti se lo ricordano. È lo 007, che farà poi tanti film e avrà altro seguito. Questo qui invece per quei pochi tecnici che magari ci sono sparsi in giro è il BASIC, un linguaggio strano con cui si programmava in quegli anni. Questa qui è Schecter, vedete come erano le macchine di Formula 1 una volta? Schecter è quello che vince il campionato di Formula 1 in quegli anni. Questi due signori sono due signori particolari, si chiamano Arno e Penzias, no? Pensate che frase hanno detto questi qui, hanno scritto un rapporto in cui dicono nonostante avessimo tolto con cura tutto il dielettrico biancastro, permaneva un rumore di fondo. Allora, su questa frase qui loro hanno vinto un Nobel, penso, un Nobel, no? Per la fisica. Tradotto in termini normali, cosa vuol dire questa frase? Nonostante avessimo provato a togliere tutta la cacca dei piccioni dalle antenne, continuavamo a ricevere dei disturbi. E questi disturbi erano poi, se l'ho capito dopo, erano i disturbi che arrivavano dalla nascita dell'universo, dal Big Bang. E quindi hanno ricevuto questa cosa. Ma se avessero scritto così, come l'ho detto io dopo, non gli avrebbero dato il Nobel, no? Invece è scritto in questo modo, parlando di dielettrico biancastro, ecco che hanno avuto il Nobel per la fisica. E proprio in quell'anno lì nasce lo Xelt. E vedete, in costruzione c'è la torre senza la cima, il laboratorio,
che verrà messo su come? Facendolo salire come se fosse un ascensore, quindi viene montato sotto e poi viene fatto salire. E poi c'è l'inaugurazione. E dentro troviamo i laboratori, che sono i laboratori che fanno vivere poi tutto il centro, ancora oggi. E questi laboratori avevano le centrali elettromeccaniche. C'erano, vedete qui, le persone che lavoravano, quello in primo piano è un ingegnere che faceva finta di lavorare per la foto, no? Poi allora c'erano invece i diplomati, no, come si ricorda Sergio, no, che erano quelli che effettivamente lavoravano. E si distingueva il mondo, no, in due categorie. No? C'erano i laureati, che erano gli uomini bianchi. Ricordate Martin Luther King che vi ho fatto vedere, no? Quindi questa differenza tra bianchi e neri. E poi c'erano i diplomati, che erano gli uomini neri. Proprio in quegli anni assumo delle persone molto particolari, molto strane come me, no? Che non erano né l'uno né l'altro, perché erano gente che si occupava di calcolatori, di software. E allora questi qui venivano chiamati indiani, perché sembrava che si nascondessero un po' nei corridoi, si capiva bene cosa facevano, no? E quindi li chiamavano indiani con la penna. Ecco, quindi quelli erano i tempi, vedete. Nel 74 c'è l'ingresso in grande stile dell'elettronica nelle centrali. L'elettronica è quella che troviamo nel DVD, piuttosto che nel forno a microonde, anche lì dentro c'è un po' di elettronica, la troviamo dappertutto. In quegli anni lì entra però nelle centrali, e entra con grossi sospetti, perché le persone che erano abituate a usare le centrali, poi le vedremo facendo la nostra passeggiata, vedevano con sospetto questa elettronica, non si capiva bene cosa servisse e cosa facesse. Bisognava preparare queste persone. Per la selezione del personale, la concessionaria ha creato un centro medico psicotecnico che provvede alla scelta degli elementi destinati alle varie mansioni per mezzo di una serie di esami medici e di prove attitudinali. Ne deriva, oltre ad un ovvio aumento di efficienza delle singole prestazioni e quindi come risultante un incremento di produttività della società, anche l'agevole corso delle carriere professionali di ciascuno, al riparo dalle delusioni e dalle frustrazioni sempre conseguenti ad un errore di orientamento professionale. Selezionato, viene preparato nel centro addestramento ad assolvere i compiti specifici che gli saranno affidati. Tecnici ed operai frequentano qui corsi scolastici articolati in quattro specializzazioni: centrali, reti, impianti interni speciali, alta frequenza e ponti radio. La caratteristica fondamentale del centro è quella di aver realizzato a scopo didattico una vera piccola rete telefonica completa, dalla centrale al ponte radio, dalla rete in cavi alla palificazione interurbana, dall'impianto interno alla canalizzazione. Posta una particolare cura nell'ideare e realizzare speciali accorgimenti per rendere sempre più aderente alla realtà della vita di esercizio qualsiasi tipo di lavoro. Thank you.
Il centro di addestramento della SET risolve così uno dei maggiori problemi che si pongono ad un complesso industriale in via di rapida espansione, specie se in zone depresse, ed insieme contribuisce efficacemente ad accrescere di migliaia di unità la categoria dei tecnici e degli operai qualificati, dei quali il nostro paese ha sentito e sente tuttora gravemente la carenza. E in effetti il problema della competenza di sapere fare le cose e sapere fare le cose che ancora non c'erano perché arrivavano le cose nuove è alla radice dell'Oxelt e poi di T-Lab. Come facciamo a offrire dei servizi con delle apparecchiature che non ci sono ancora, che nessuno conosce? Bisogna guardare avanti e bisogna impararle. E l'Oxelt nasce proprio con questo obiettivo. Diciamo, negli anni 70 si diffonde l'elettronica e proprio per questo negli anni 60 viene costituito l'Oxelt e tecnici che devono soprattutto imparare. E nei primi 10 anni imparano. E poi negli 10 anni successivi che cosa fanno? Cominciano a insegnare. E quindi vanno in SIP, perché allora c'era la mamma SIP, no? E si spiegava ai tecnici come fare a fare le cose. No? E si segue poi un pochino tutta la strada. Io ricordo, quando ero entrato, mi facevano fare le cose. Si diceva, chi sa, fa. Chi non sa fare, insegna. Chi non sa insegnare, dirige. Infatti poi sono diventato dirigente. No? E già, chi non sa neanche dirige, fa il consulente. In effetti è quello che più o meno sto facendo. No? Quindi questa qui è la scaletta. Ed è questo il motivo per cui abbiamo bisogno di gente nuova, giovane, che continui a entrare per fare, perché ci vuole qualcuno che faccia, non è mica possibile che tutti dirigano. Bene, allora nel 74, chi si ricorda più o meno di quegli anni, c'era il grande dibattito, divorzio sì, divorzio no, era passata la legge, si poteva divorziare, qualcuno diceva che non era bello questo, vince il no, però si fa il referendum e quindi il divorzio resta. Sono anni molto complicati, molto difficili, qui abbiamo l'Italicus, con la bomba, sono gli anni in cui ci sono tanti attentati, Piazza della Loggia. Dall'altra parte del mondo c'è la crisi americana con Nixon che è costretto ad andarsene e nasce Del Piero. Quindi non è stato tutto brutto, no, questo mondo, cioè dei punti positivi ci sono stati, no? Ecco, basta avere tempo a aspettare. De Sica ce lo ricordiamo, scompare in quegli anni, così come Lindbergh che è il primo aviatore avere sorvolato l'Atlantico, da St. Louis se ne arriva fino a Parigi, alle Bourget. Il governo è quello di Rumor e la Lazio vince lo scudetto. Questo qui. Che cosa facciamo noi in quegli anni? Beh, cominciamo a prendere dei componenti e li mettiamo su delle piastre e abbiamo delle persone che si inventano i francobolli. Che cosa sono i francobolli? Sono dei piccoli, tu lo sai cosa sono i francobolli, ma quelli là non lo sapevano mica, stai facendo delle cose strane, guarda. Questi qua prendevano dei grossi fogli di carta, poi li ritagliavano in pezzettini come francobolli, questo è il motivo per cui li chiamavano francobolli, e poi mettevano un po' di colla dietro, incollandosi anche le dita, incollandosi tutto, no? Perché non c'erano le colle di oggi, no? E poi li prendevano e li appiccicavano su altri fogli più grandi, tracciando delle linee di connessione. E questi rappresentavano sostanzialmente i vari componenti che venivano attaccati l'uno all'altro. E quindi la progettazione era fatta in questo modo, che è una cosa veramente arcaica, perché oggi le cose non si potrebbero assolutamente più fare così. Pensate che allora si trattava di mettere questi pezzi di cilindretti, no? Che qualcuno chiama condensatori, però non si capisce bene cosa sono. No? Questi cilindretti vengono attaccati l'uno all'altro. Oggi di questi cilindretti ne abbiamo milioni e milioni. E dove stanno? Tutti dentro un chip. Tutti dentro una scatoletta così. Quindi non sarebbe più possibile oggi progettare le cose in quel modo. Però allora venivano fatte così e avevamo una ventina di persone che facevano proprio queste cose. Sono anche gli anni in cui cominciano a essere assunte in Xelt le signorine, generando e incentivando i ricercatori, no? Perché io ricordo, cioè, allora si andava molto di più in laboratorio, no? Qui ne abbiamo una, ecco. Ecco, quindi ci sono queste cose. Le ricordo, cioè c'è stato proprio questo interesse al laboratorio, mi ricordo ero giovane allora, non si andava in laboratorio. E quella signorina stava cercando di fare una cosa con le fibre ottiche, no? Poi si può raccontare. Visto che... Una delle cose che si voleva fare con queste fibre, che non sapevamo neanche ancora bene come usare, era di dire, ma se riuscissimo a tirare la fibra fino a casa del cliente, allora era l'abbonato, no? L'utente, si abbonava. Potremmo farlo parlare direttamente, ma in realtà parlare in una fibra non si riesce.
perché per parlare ci vuole della corrente elettrica. La corrente elettrica sulla fibra non riusciamo a mandarne, no? E allora bisognava comunque alimentarla. Però erano gli anni in cui si provava a vedere, a studiare questo telefono ottico. È stata comunque buongiorno, permettete che mi presenti. Sono un calcolatore dello Xelt di Torino. Appartengo alla famiglia dei cosiddetti calcolatori di processo, cioè di calcolatori di piccole dimensioni e di costo contenuto, largamente utilizzati per il comando e controllo di macchine, utensili, processi produttivi, funzioni di centrali telefoniche, eccetera, eccetera. Ecco, faceva molto freddo e aveva la tracheite, no? Quindi qualcosa, per cui aveva questa voce un po' così. Però tenete conto, e questa è forse la cosa che stupisce di più, che quello che oggi ci fa sorridere, 30 anni fa, era fonte di meraviglia. Perché un calcolatore che riuscisse a parlare, quando tu facevi ascoltare anche fregnacce come questa, dicevano, che roba, ma guarda cosa riesce a fare un calcolatore, no? E poi lo facevamo anche cantare, cantava meglio di quanto parlava, no? Perché i calcolatori a cantare sono un pochino più bravi che a parlare. La voce è il cuore delle telecomunicazioni, tanto è vero che c'era una pubblicità in quell'epoca che diceva il telefono alla tua voce, e molti dicevano il telefono alla tua croce, perché era estremamente complicato riuscire a averlo, ti faceva le raccomandazioni. Uno dei problemi che dovevi gestire quando venivi assunto in Xelt è che l'amica della mamma ti diceva, ma senti, com'è che si fa a non pagare il telefono? Questa qui era la prima, perché si era convinta, dice, se questo qui è bravo, che viene assunto in quel posto e non si capisce cosa fanno, saprà di sicuro come fare a telefonare senza pagare, no? Questo è rimasto un obiettivo negli anni. E poi c'erano invece quegli altri che cercavano disperatamente di avere il telefono e non si riusciva ad averlo, e si impiegavano anche mesi e mesi per riuscire ad avere un telefono. Era una situazione molto complicata, era una situazione complicata anche dalle leggi, perché allora la telefonia veramente era una azienda pubblica in tutti i sensi. Allora, ad esempio, a Palermo c'era un quartiere, c'è ancora il quartiere Zen, che non esisteva sulla carta, esisteva solo come muri, ma non c'era nessuno che avesse chiesto un permesso edilizio, le cose false. L'azienda di telecomunicazioni poteva portare un filo soltanto nelle case che esistevano sulla carta, e le altre non le poteva portare. E questi qui protestavano, dicevano, cosa facciamo, no? Ecco, allora, questi qui erano un pochino i problemi che si vivevano allora, ed è proprio di quegli anni che cambia, viene cambiata marcia, viene attivato un progetto che si chiama il progetto Europa, cioè facciamo entrare le telecomunicazioni italiane in Europa, agli stessi livelli qualitativi. E allora si parte con quella che è la digitalizzazione, cioè la trasformazione in bit di tantissime parti della rete, e le fibre, quelle fibre che avevamo visto prima, cominciano a diventare realtà e vengono inserite in rete. Parte anche tutto un insieme di iniziative che riguardano quelli che sono i servizi a valore aggiunto, forniti in modo automatico. Ma questi esistevano già prima, questi tipi di servizi. Vediamo un po'. Pronto, auto 12-19. Va bene. Va bene. Vedete gli autisti come erano belli, col cappello. Questo ordine è partito dal grande salone dei servizi urbani, tra i quali quello della ricerca auto pubbliche è uno dei più importanti e certamente il più laborioso. Non si può garantire però che con esso tutti abbiano la stessa fortuna. Tutti via, signore. Numero? Il numero è il vostro apparecchio? Chiedete, vi richiamo subito. Non sono taxi nella vostra zona, signore. E prendete il tram? Miglior certezza di risultato danno sicuramente gli elenchi numerico ed alfabetico contenuti in questi grandi tamburi girevoli di pratica e rapida consultazione. Elenco desiderate? Rossi? Che nome? Zefiro?
Subito, signore. Prego, signore. Si è abbonato, il numero? 492-849. Subito, signore. Impresa Pontefone del signore. Titolo di anche ragazzo. I posti a teatro si possono fissare, ritirando poi i relativi biglietti, signore, direttamente signore, all'ingresso del teatro pochi minuti prima dello spettacolo. Dalla decima fila in poi c'è ancora qualche impresa per palco e 300, oltre gli ingressi e i diritti. Volete fila M numeri 11-15? Va bene, signore, prenotiamo subito. Il rapido per Venezia alle 13.30, signore. Arriva alle 18 precise. Prego, signore. Che desiderate? Nella vostra zona è di turno la farmacia Regina Elena, Fiore Regina Elena 41. Prego, signore. Al cinema Odeon, quattro passi sulle nuvole, diretto da Alessandro Blasetti. Prego, signore. Tipe desiderate? Sì, signore. Vi assicuro che è veramente un'ottima levatrice. Prego, signore. Tipe desiderate? Lazio Batteroma 5-0. Se mi dispiace? Oh, signore, a me piace il pugilato, ma parlo. La mummia di Ramsese II, cioè Rameses Miamun, dorme da 3.165 anni il suo sonno, signore. Sono 5.45, la sveglia signore del giorno. Ecco, vedete, quindi tutti questi servizi, questi risalgono agli anni 50, sono stati sostituiti proprio negli anni 80 con delle macchine artificiali che riuscivano a dare praticamente le stesse cose. E di quegli anni la seconda presidenza di Reagan e la Juve vince lo scudetto. Arriva il personal computer e questo cambia un pochino il modo di vivere nelle aziende e nelle case. Questo è il Macintosh, il primo. A Napoli cambia il modo di vivere perché arriva Maradona. Berlinguer se ne va, così come Richard Burton, Edoardo De Filippo. Rubbia vince il Nobel per la fisica, il governo è quello di Craxi. E il PC diventa il primo partito in Italia, proprio in quella. All'interno di XELT si fanno delle cose oramai che riguardano tutta la rete. Questo che viene fatto è il centro di controllo della rete nazionale, quindi da quelle cartine si riesce a vedere che cosa sta succedendo in tutta la rete. E si cominciano a fare dei servizi anche molto sofisticati, ad esempio nel campo della telemedicina, permettere a dei pazienti di essere visitati da remoto. Notate che queste cose sono cose di attualità di oggi, ma venivano fatte 20 anni fa. Salve, io sono Eloquence, un sintetizzatore vocale in lingua italiana di elevata qualità. La mia banca dati acustica, di circa 4 milioni di byte, mi consente di generare campioni di voce sintetizzata riproducendo le caratteristiche fonetiche ed intonazione simili a quelle di una voce umana. Grazie al mio sistema, che normalizza il testo in ingresso e definisce l'andamento prosodico, cioè la corretta posizione degli accenti e delle pause di respiro, posso pronunciare con naturalezza le frasi pur conservando ancora un timbro metallico. Per molto tempo questo timbro si riteneva quasi inevitabile, data l'origine artificiale della voce sintetizzata. Vedete quindi che la voce ha fatto progressi. Arriviamo quindi all'ultima decade, che è quella che vede l'esplosione del cellulare, del telefonino e di internet, che sono due rivoluzioni annunciate da tanto tempo, perché in realtà era almeno da 20 anni che queste cose giravano nei laboratori, ma è solo in questa decade che effettivamente partono. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che adesso bisogna effettivamente fare un'infrastruttura per consentire a tutti quanti di fruire di queste innovazioni. E l'infrastruttura era fatta di cavi. Qui vediamo come facevano a posare i cavi
ovviamente tanti tanti anni fa, mentre negli anni 90 si parla di Socrate, la cablatura delle città con la fibra. Guardate un po' l'organizzazione, vedete quante persone dovevano lavorare. Veniva scavato, buttata la sabbia. Ebbene, proprio in quegli anni, qui in T-Lab si studiavano dei sistemi radar per consentire a delle talpe di passare sotto la strada, quindi senza interrompere la circolazione sopra, venivano fatti dei buchi e poi venivano tirati i cavi senza disturbare più nulla. Abbiamo avuto quindi un ruolo molto importante come T-Lab in modo invisibile, nel senso che non abbiamo creato disturbo a quello che è la circolazione in città. Il Nobel per la pace viene assegnato ad Arafat, generando anche moltissime polemiche, e poi a Peres. Il Milan vince lo scudetto, e questo ci spiega allora le lamentele del mio collega che mi dice: ma come, l'Inter? E dice: vabbè, l'Inter era un'impresa proprio disperata a riuscire a accontentarlo, ma è vero. A Los Angeles c'è un terremoto che crea parecchi drammi, invece drammi molto minori, secondo me, sono quelli che porta la Claudia Schiffer, anche se genera un polverone per aver indossato questo abito di Cardin che ha come ricami dei versetti del Corano, e questo crea un polverone. Era comunque un polverone buono, se pensiamo al polverone che è stato creato 10 anni dopo con le torri, no? Quando abbiamo avuto il confronto. Qui abbiamo una coppia che era diventata famosa in quegli anni perché la mamma ha una 60 anni ed è riuscita ad avere un bimbo pur a quell'età. Ruggero Orlando ci saluta per l'ultima volta da New York, così come Domenico Modugno. Silva Coscina, abbiamo Troisi e Jackie Kennedy. Il governo, Spadolini, anche lui se ne va, la Dicenta vince alle Olimpiadi e il governo è quello di Berlusconi. In Piemonte abbiamo l'alluvione, quindi grosso problema. All'interno dello XELT T-Lab si fanno la progettazione delle reti radiomobili, la vedremo poi anche nel passaggio che abbiamo, andiamo a vedere come fare internet, come gestire i segnali su internet, e migliora ulteriormente la voce. Mi avete scoperto, io sono Actor, il nuovo sistema di sintesi da testo che finora vi ha accompagnato. Vedete quanto è migliorata la voce?